Scienze d'arte. Io credo che scienze d'arte siano sempre più interconnesse nello studio e nella conservazione delle opere d'arte. Credo che l'integrazione, la collaborazione tra scienze fisiche e scienze umane può condurre veramente a una migliore comprensione della storia dell'arte, direi, e sicuramente a una più efficace e efficiente valorizzazione e conservazione dei beni culturali. Questi sono gli obiettivi che questo libro, Scienze d'arte, The Painted Surface, pubblicato in agosto dalla Società Chimica Reale Inglese di Londra, cerca di mettere a punto. Io sono uno degli editori, insieme ai colleghi di Perugia Brunetti e del CNR di Perugia Emiliani. Lo scopo, ed è abbastanza interessante che una società scientifica come quella di chimica abbia voluto un libro in cui la caratteristica principale è che i 27 casi studio che costituiscono il libro stesso siano scritti da scienziati insieme a storici dell'arte, curatori e conservatori. Questa è stata proprio la richiesta esplicita della Società Chimica. E sono 27 casi che illustrano la The Painted Surface alla luce di quello che dicevo, della collaborazione. E qui sono riportati No, il telecomando, tenete presente che ho voluto il mio, io vado sempre in giro con il telecomando che è del tutto analogo al vostro e che anche io ogni tanto mi sbaglio. Qui sono riportati i 27 capitoli, vedete, vanno dall'arte antica, è riportato il titolo dei capitoli e è riportato soltanto l'autore di riferimento. Vedete, ad esempio, il nono capitolo è un capitolo che viene dall'Università di Pisa, la Colombini è la referente e riguarda i dipinti murali del cimitero monumentale di Pisa. Questi sono i contributi dell'arte antica, ci sono poi i contributi dell'arte moderna e contemporanea, fino ad arrivare a autori ancora viventi, molto recenti. Qualche numero, sono abbastanza pagine, ma quello che colpisce è il numero di autori coinvolti, 116 autori che appartengono a 79 istituzioni diverse e la dimensione internazionale, 19 paesi differenti, tra cui alcuni dei musei più importanti del mondo. Vedete, anche nell'introduzione si è perseguito lo scopo che era di far scrivere sia uno storico dell'arte, in questo caso la Cristina Cidini, sia uno scienziato, David Saunders, che è il responsabile scientifico del British Museum. Il primo articolo è scritto da un premio Nobel, è un articolo delizioso, è Richard Ernst e il titolo è Le mie due passioni. La scienza, è un premio Nobel che ha ottenuto il premio Nobel nel 91, per una ricerca non del tutto trascurabile, lo sviluppo della risonanza magnetica ad alta risoluzione. La seconda passione è l'arte, l'arte tibetana, in particolare i cosiddetti tangas, che sono dipinti su stoffa, splendidi e con un significato non solo materico ma anche spirituale. E volevo illustrare, per dare proprio il sapore, soltanto tre argomenti dell'arte contemporanea stessa. Il primo riguarda un pittore italiano, secondo me grande pittore, non ancora così ben noto, e mi fa piacere che il referente sia Mattia Patti, un giovane brillante ricercatore dell'Università di Pisa. Il secondo è Burri e il terzo, come vedremo, sono dei disegni contemporanei. Do soltanto degli highlights, soltanto per far sapere, per far vedere un po' e sentire il sapore del libro stesso. Licini dipingeva e ridipingeva sulle stesse tele, per cui
possono essere considerati dei palinsesti dipinti, ed in questo caso la scienza e soprattutto le riflettografie infrarosso, che permettono di andare oltre il primo stato, permettono di descrivere i dipinti stessi, i cambiamenti molto spesso radicali che ci sono stati. Per esempio, questa è Amalasuntha nel fondo blu. Non entro per niente nei dettagli, vedete, c'è l'immagine a luce visibile, la riflettografia, insieme ad altre indagini che permettono di discutere il colore, la diversa evoluzione della tavolozza del Li Qin stesso. Questo è un bellissimo angelo ribelle su sfondo rosso scuro, ed è questo un altrettanto immaginifico l'olandese volante su sfondo grigio. Burri direi che è il paradigma del pittore che usa la materia in maniera, che è stato il primo a usare la materia in maniera così cosciente e consapevole. È anche un omaggio al fatto che il prossimo anno sarà il centenario del Burri stesso, e secondo me anche Burri, così come Li Qin, pur essendo abbastanza conosciuto, non è così conosciuto all'estero come meriterebbe. Sono state prese in considerazione un numero grande di dipinti, è un lavoro fatto in collaborazione con l'Istituto Superiore Centrale del Restauro e l'Istituto di Perugia. Vedete, si è passato dalle canvas alle plastiche, alla cellotex, usando naturalmente misure non invasive in situ, negli splendidi musei di Città di Castello, Palazzo Albizzini e l'ex Seccatoi, con particolare riguardo alla tecnica dei gretti che è stata usata, tutto in un certo contesto storico-artistico. Il terzo è un splendido esempio di come nell'arte contemporanea si possano usare materiali elusivi e transitori. È scritto da Mirabile, che è un curatore e conservatore di carta che lavora a Parigi in collaborazione con alcuni scientifici di Perugia, e prende in considerazione tre artisti contemporanei, piuttosto giovani ma già molto affermati, di estrazione diversa, perché uno è un italiano, l'altra è una cilena e la terza è una brasiliana, che però hanno la caratteristica di utilizzare tutti in maniera molto consapevole materiali transitori e elusivi. Guardate questo lavoro di Stefano Arienti. Ci sono dei gialli che vanno dal giallo all'ocra, al marrone. Uno penserebbe subito, dobbiamo trovarci dei pigmenti o dei coloranti che siano in grado di spiegare il giallo. No. La cosa che, con molta sorpresa, lo dico perché ero anch'io coinvolto in questo lavoro, era acido citrico, era succo di limone. E Stefano Arienti ha usato quello che da bambini usavamo, l'inchiostro magico, che è invisibile sulla carta e che può essere messo in risalto andandolo a scaldare in maniera diversa. E le diverse tonalità dipendono proprio da aver scaldato in maniera diversa. Abbiamo poi parlato con Stefano, che ha detto sì, effettivamente mi sono divertito a usare in questo lavoro. Questo è uno splendido disegno di Sandra Vasquez de la Horra, è una cilena, la mia marionetta, è un disegno molto forte che tiene conto della condizione cilena in certe epoche, e la caratteristica di questa artista è immergere i disegni nella cera fusa ad alta temperatura, la quale naturalmente cambia le caratteristiche chimico-fisiche, ma anche le caratteristiche della carta stessa. Ed è molto interessante andare a vedere come questi cambiamenti si ripercuotono a seconda della procedura che è utilizzata nell'immersione stessa. L'ultimo, questa è Beatrix Mihares, è un collage, ma non poteva che essere brasiliana, e usa materiali i più diversi, da pacchi a plastiche di cioccolata e così via.
tra l'altro sono costosissimi, perché è una artista che va molto molto in questo momento nei paesi dell'America Latina. Ci sono liste d'attesa per i suoi collage e naturalmente questi presentano dei grossi problemi di conservazione. E lo studio ha riguardato proprio come le indagini scientifiche possono in qualche maniera dare un contributo alla conoscenza e nello stesso tempo anche al problema di conservazione in questi casi che sono emblematici, ma direi che è emblematico l'uso che artisti contemporanei fanno di questi materiali spesso effimeri e transitori. Con questo ho finito.